Oggi è l'ultima data di una tournée che è iniziata il 26 di gennaio e fa parte di un progetto che si intitola Teatro e Storia. Quello che andrà in scena oggi all'Unla di Oristano sarà Storia di un uomo magro. Storia di un uomo magro è la storia di Vittorio Palmas. È un testo che è tratto da un libro di Giacomo Mameli che si intitola Il forno e la sirena. Vittorio Palmas è stato un soldato durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo l'8 settembre è stato deportato nel campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania, vicino Berlino. Allora, la particolarità di questa storia è che nel campo di concentramento di Bergen-Belsen pesavano i prigionieri. Pesavano i prigionieri, quelli che pesavano 35 kg o sotto i 35 kg venivano uccisi nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori. Vittorio Palmas, fortunatamente, quando è arrivato il suo turno, ha pesato 37 kg e quindi si è salvato. Si è salvato è ancora in vita, ha 105 anni, compiuti lo scorso dicembre. Questi 2 kg quindi gli hanno permesso di raccontare questa storia a Giacomo, da cui lui poi ha scritto questo libro, Il forno e la sirena, e ha permesso a me di costruirci uno spettacolo teatrale e di portarlo in scena. Mi sa che le uniche a crederci erano le maestre, che continuano a raccontare questa storia di Gasparino che non mangia la minestra. Io invece la conosco, una storia vera di un uomo magro. Il teatro dà valore aggiunto alla prosa e lo spettacolo che è stato rappresentato stasera a Oristano lo ha dimostrato con la professionalità di un attore ormai professionista come Paolo Floris. Io non ho fatto nient'altro che il mio mestiere di giornalista, raccogliendo le testimonianze di un testimone della Seconda Guerra Mondiale, che è Vittorio Palmas, che era un soldato analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, non gliene fregava nulla della guerra né di invadere altre nazioni, però quella era la legge in quel momento. Lui finisce in Jugoslavia, dove viene catturato e dove vive delle esperienze drammatiche. Lui vede 7 suoi compagni fucilati. Presi dopo essere stati fucilati e sbattuti su un camion, no, come un sacco di patate. Vede le atrocità della guerra, capisce qual è l'atrocità di tutte le guerre e, come vi ha già raccontato l'attore, si salva per 2 chili nel campo di Bergen-Belsen. Il fatto importante di Vittorio Palmas è che lui è un testimone vivente di un fatto storico che oggi si cerca di dimenticare. Noi non dobbiamo dimenticare. Questo progetto fa parte della giornata della memoria, il sottotitolo, sono 3 parole classiche per non dimenticare. Oggi si tende a dimenticare l'Olocausto, la Shoah, ci sono i revisionisti, la storia dei testimoni veri è storia incancellabile e non può essere modificata. La lezione di Vittorio Palmas è la lezione di grande umanità, di uno che capisce che le guerre sono comunque un dramma per l'umanità e che non vanno mai fatte. Soprattutto è uno che ci fa capire che noi uomini siamo tutti uguali. Noi siamo uguali agli africani, agli asiatici e viceversa. Non c'è un uomo di serie A e un uomo di serie B. C'è l'uomo e sicuramente Vittorio Palmas è un uomo con la U maiuscola.